Speriamo che arrivi davvero una nuova era per questo capolavoro, che per come la vedo io non è sicuro a nessuno. Questo ero io, dopo aver terminato un grande lavoro su Age of Mythology e poi post-produzione durante la creazione del mio terzo ed ultima parte di un film che ho creato su Age of Mythology per dare una sorta di tributo personale a questo gioco meraviglioso che mi ha accompagnato e che mi sta accompagnando nel corso della mia vita. Ebbene, mi sa che è andata molto bene. Godetevi in video. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dove cercherò di parlarvi di Age of Mythology Returned, che parlo del 25 ottobre, oggi è 26 giorno in cui sto registrando. Ieri sono rimasto spiazzato, ma al contempo ci speravo in questo, perché eravamo tutti nella chat di Twitch del canale Xbox a scrivere che volevamo Age of Mythology, volevamo sapere di più. E dopo che abbiamo visto il documentario della storia di questo franchise, di questo bellissimo franchise che è Age of Empires, ho visto sto trailer in cui vedo queste colonne, sto fulmine con queste colonne, allora io ho detto, ecco qua. Questo è Age of Mythology, perché solo un trailer è stato fatto in un museo o tempio, chi che sia, con delle colonne, ed è il trailer di Age of Mythology, proprio uno dei primi trailer, se non il trailer del 2002 di Age of Mythology. Non è nemmeno un minuto di video, di trailer,
e sono rimasto sorpreso in parte, come ho detto fino a mo', però un po' ci speravo, però vedere a scritta Geoff Mythology sotto Returned, mi sono detto, che cos'è? E Geoff Mythology Returned è una Definitive Edition di sto capolavoro, che alla fine questo sarà. Subirà, non so se è proprio la parola giusta, ma vabbè, lo stesso trattamento riservato con Age of Empires 2 Definitive Edition. Quindi parliamo di un miglioramento della grafica, del gameplay, della fluidità. Quindi dovrebbe essere un miglioramento tecnico, grafico, ed io spero anche un miglioramento dal punto di vista del gameplay, ma per essere ancora più precisi, da un punto di vista di unità, edifici, dialoghi, mi spiego meglio. Non so se lo sapete, forse molti di voi no, spero di sbagliarmi, però Age of Mythology è un gioco che ha subito grandi modifiche nel corso del suo sviluppo, dall'alfa alla beta a quello che poi ci troviamo a giocare adesso. L'Extended Edition comprende, come tutti ben sapete, la campagna principale, la campagna espansione, perché c'è l'espansione The Titans, quindi ci aggiunge gli Atlantidei, e poi aggiunge anche una campagna che prima si doveva scaricare online, che è la campagna del Velo d'Oro. 4-5 missioni dei nordici, con Ytir e Brock protagonisti, e poi anche con l'Extended Edition in DLC dei cinesi, Tale of the Dragon, o The Dragon, se non mi ricordo preciso in titolo, però ci aggiunge questa nuova civiltà che sono i cinesi. Ora, nell'Extended Edition ci sono un po' di unità, tipo una per, quasi una per civiltà, che sono state riutilizzate. Ad esempio, l'arciere nordico, che adesso possiamo utilizzare nell'Extended Edition, praticamente è un'unità che era stata scartata. Infatti, nel CD, il gioco base del CD, non c'è. Così come non c'è uno spadaccino con Kopesh per gli egizi, o il medico per i greci. Queste unità non ci sono nel gioco normale su CD base. Se lo vai a comprare fisico, se lo trovi, quello che gioca è diverso. Ovviamente è diverso. Però per fare un esempio, sono state riutilizzate queste tre unità e sono rimasto contento. Ma ce ne sono molte altre. C'è il Bondi, che è un lanciere nordico. Per fare un esempio, ci sta il Golem, che ho utilizzato in alcune mie cinematics. Il Grifone, ancora un altro esempio. Ci sono un sacco di unità non utilizzate, scartate all'ultimo, come l'esploratore cane dei cinesi, è stato scartato all'ultimo. Questo è un altro esempio. Vi ripeto, ci sono un sacco di unità che sono state scartate all'ultimo, che se tornassero in questo Geoff Mythology Returned sarebbe un'ottima cosa, secondo me, perché si debba dare più varietà non solo come unità umane, ma anche come unità mitologiche, perché ce ne sono, e sarebbe ottimo portarne in questo nuovo Geoff Mythology, perché comunque sia, anche se sarà una Definitive Edition, sarà comunque un gioco diverso rispetto a una Extended Edition, che in un certo senso è diversa rispetto al gioco vanilla base del CD. Questo è in dubbio. Cos'altro da dire? Ci sono anche vari edifici che si potrebbero inserire per poterli costruire. Un esempio, il cantiere navale.
c'è solo un inedito, ma sarebbe benissimo poter costruire il cantiere navale o un trasporto, perché magari in porto serve non solo per unità civili, unità navali civili, ma anche per unità navali militari. Quindi il cantiere navale dovrei puntare su creare su navi militari e basta. Quindi ho detto il cantiere navale, ma potrei anche dire il santuario. Un altro esempio. Prima il santuario era costruibile, adesso no. Questo è un altro esempio. Anche qui alcuni edifici sono stati scartati, non costruibili, anche le stesse mura di Troia, anche quelle, assieme alle porte della città di Troia, sarebbe bello poterle costruire. Oppure il faro nordico, che è stato scartato all'ultimo, sarebbe bello poterlo costruire. Sono tante piccole cose che però danno più varietà, danno più diversità, perché è indubbio dire che Age of Mythology si basa alla fine su una diversità, perché a differenza di Age of Empires 2, che Age of Mythology a livello cronologico viene dopo Age of Empires 2 ed è uno spin-off, Age of Empires 2 era famoso per queste tante civiltà che però erano anche un po' uguali tra di loro. Age of Mythology è il contrario. Age of Mythology ti dava tre civiltà, adesso cinque civiltà, aggiungendo tanti dei e cinesi, che sono completamente diverse tra di loro, nel modo di raccogliere risorse, nel modo in cui spendere risorse per costruire gli edifici o unità militari o mitologiche, tecnologie diverse, potenziamenti diversi, non che negli Overpass 2 non ci siano, ma qui si vede proprio la diversità. Unità diverse per ogni civiltà, non ce n'è una uguale per ogni civiltà, questo è un altro esempio. Quindi ha fatto della diversità il punto chiave e ha funzionato perfettamente. Ora devi scegliere tra 5 civiltà, quella in cui ti trovi meglio, quella utilizzi. Tra 5, non tra una ventina di civiltà, di cui magari 10 sono uguali da tipo. Non è un attacco, né niente, è una mia visione, perché ho giocato tutti Age of Empires ed è ovvio che, come si può ben notare, il mio preferito sia Age of Mythology. Quello che deve rimanere è anche una piccola chicca: il sommario. Ogni singola unità umana, animale, edificio, ogni singola cosa, quasi, se viene cliccata, ti compare in basso il tasto, come dire, l'icona con una I, e se clicchi lì ti escono le informazioni persino dei poteri divini, persino delle tecnologie che tu stai sviluppando, che siano delle tecnologie umane, quindi ad esempio arma in bronzo, scudo in rame e tutto, oppure la spada del terrore, esempio. Tutto è correlato con informazioni, ed è stato proprio questo che ci ha fatto innamorare di Age of Mythology. Questa è ancora un'altra cosa da tenere ben presente. Ovviamente un'altra cosa che si deve migliorare, lasciando una perdere la grafica, è l'engine. Se con questo nuovo engine si riuscirà a creare la possibilità di permetterci di poter creare molte più unità, sarebbe anche questa una buona cosa. Di migliorare l'engine stesso, tutto dal punto di vista della fluidità, che magari quando ci sono troppe unità accalcate in un singolo spazio, il gioco tende un po' a fermarsi, le unità si bloccano, tante quelle da tiro, quelle a distanza, quelle a distanza lavorano, però quelle, le corpo a corpo, sono tutte ammassate in un singolo punto, il gioco va lento, scatta, nel senso che è come se laggasse, e quindi si ferma un po'. A parte questo, gli stessi trigger,
si riuscisse a lavorare in modo da non intaccare i vecchi trigger, ma migliorare quelli che esistono e magari aggiungere qualcuno che possa semplificare il lavoro anche a chi vuole creare mod o scenari per il gioco stesso, sarebbe un'ottima cosa. E magari anche in trasportare gli scenari o le mod che tu hai creato su Age of Mythology Extended Edition alla Definitive Edition, anche questo sarebbe un altro punto a favore. Ripeto, sono mie speranze e idee per il futuro, non c'è scritto da nessuna parte quando uscirà, è solo un trigger di annuncio, Age of Mythology Returned, ma appena l'abbiamo visto questo video di nemmeno un minuto, devo dire che mi fa ancora rimanere adesso senza parole, perché sono 3 anni che sentivamo rumors, voci di corridoio, noi non ci siamo dimenticati di Age of Mythology, e infatti è vero. Qualche mese fa dicevano 2 sviluppatori che parlavano di Age of Mythology, la notizia che è uscita di quel piccolo rumor. Vedete, tanto abbiamo fatto, tanto abbiamo sperato che alla fine è arrivato e io ho detto la mia. Questo sarà quindi per me il coronamento di un sogno, perché io sono nato e cresciuto con Age of Mythology e vedere che verrà dato il giusto trattamento, spero, ad un, alla fine dei conti, capolavoro del genere RTS, perché in dubbio non si può dire di no, che ha fatto veramente la storia, ecco, sono molto contento, sono molto speranzoso per il futuro, io ho totale fiducia nel team di sviluppo che secondo me farà un ottimo lavoro, poi in caso contrario, se questo video invecchierà male, ne farò un altro e dirò quello che io penso alla fine. Ripeto, sono molto speranzoso per il futuro, sono molto contento che sia uscito questo fantastico trailer. Ripeto, oltre a questo che ho detto di aggiungere nuove unità mitologiche e umane, di utilizzarle poi alla fine, di aggiungere quegli edifici da poter costruire, c'è anche un'altra cosa. Nella campagna principale, La Caduta del Tridente, ci sono alcuni dialoghi che non sono stati utilizzati, che sono stati tagliati all'ultimo. Anche questo può far bene al gioco. Aggiungere quei dialoghi tagliati, che io poi sono andato a vedere effettivamente, e devo ammettere che con quei dialoghi in più avrei capito qualcosina in più riguardante la storia. Effettivamente non dico che non ce ne sia bisogno, però è anche vero che quei dialoghi tagliati, se aggiunti, daranno sicuramente un valore aggiuntivo molto alto, perché si andrebbe a completare anche poi alla fine una storia. Quindi ripeto, miglioramento grafico in dubbio, tecnico per forza, maggior fluidità, un'aggiunta di unità umane e mitologiche, di edifici, aggiunta anche di questi dialoghi tagliati, insomma il cut content, se riutilizzato può far bene, se utilizzato bene può far davvero giovare questa Definitive Edition, secondo me, secondo il mio punto di vista, al netto della mia esperienza più che decennale e anche di più. È da molto tempo che gioco questo gioco, saranno quasi 15 anni, quindi per questo ho iniziato con la demo del gioco, che era in inglese e in italiano, poi in gioco base, CD con espansione e poi la Extended Edition su Steam. Quindi credo di saperne qualcosina, quindi se dico queste cose sarà solo per il bene in questa Definitive Edition. Io spero che aggiungeranno queste cose che ho detto in questo video,
E nulla, io vi lascio, speranzoso del futuro, speriamo di sapere il più presto possibile nuove informazioni, nuove notizie a riguardo, e se ne avrò abbastanza, io farò un altro video a riguardo. Io vi consiglio di andarvi a vedere, e vi lascio il link in descrizione, il video della Universidad Age of Mythology. So che è in spagnolo, però sono sicuro che i sottotitoli vi aiuteranno tranquillamente, perché anche lui dice cose molto sensate, secondo me, e io sono d'accordo con quello che dice. Io vi lascio anche il link del suo video in descrizione e anche nel commento principale del video, in modo tale da poter avere una visione più chiara e aperta di del pensiero che tra noi giocatori di Mythology, almeno da quanto sembra, sta uscendo fuori. Sono molto contento. Mi lascio sulle schede, oppure vengo già lasciata probabilmente all'inizio video, la mia playlist con tutte le mie cinematics che ho creato su Age of Mythology, e vi consiglio di andare a guardare se avete una mezz'oretta libera e soprattutto se avete voglia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver visto questo video, e noi ci vediamo ad un prossimo. Ciao ragazzi. Arcanthos, destati.